Ma certo, tutto bene, grazie. Vado subito a scusarmi con i vicini. Certo, ma cosa? Certo. Sono arrivati! Ciao! Senti un po' che rumore fa? No, lo voglio provare anch'io! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Lo sapete dove siamo oggi? Siamo nel giardino degli aranci, abbiamo delle mega sorprese per voi e se volete vederle dovete assolutamente, dillo tu Letizia, mettere un sacco di like! Cosa vuol dire un sacco di like? Vuol dire almeno 1000 mi piace! Qui sotto ragazzi, cliccate! Sotto nei commenti! Ma, papà! Il telefono! Dai papà, dai! Ah no, è l'altro! È sempre il solito. No, è l'altro. Qua, ecco, dai, hai risposto. Pronto? Sì. No, no, non voglio sapere niente. Le passo a mia moglie. Patrizia, c'è il capo condominio della novità che dobbiamo dire ai nostri amici. E non voglio rispondere, ho troppo paura. Puoi rispondere te, Tu sei sempre il solito, papà. Tu hai sempre paura di tutto. Hai ragione Letizia, guarda. Dai, passamelo. Sì, pronto, dottore? Ma certo, tutto bene, grazie. Mi scusi tanto. Assolutamente ragione. Cosa è successo? Certo, certo, ha ragione. Sì, guardi, vado subito a scusarmi con i vicini. Sì, certo, ma cosa? Certo. Sì, non si preoccupi. Va bene, ok, grazie mille. Ma scusami, che cosa è successo? Cioè, che stanno facendo i lavori nella nostra nuova casa, che stanno facendo tanta confusione, no. I condomini si sono lamentati, soprattutto quelli vicini a noi. E quindi ho promesso al capo condominio che andavamo a scusarci. Andiamo. Andiamo papà, andiamo. Andiamo. Ah, Patti! Non mi risponde, vedete ragazzi, non mi risponde, devo sempre arrangiarmi io. Non è meglio chiamare gli inquilini, quelli a fianco di noi, per scusarci? Perché se ci presentiamo là, magari si arrabbiano. Niente, non risponde. Il telefono... eccolo là. Squilla. Pronto? Salve, salve. Vincenzo? Sono Nico, il inquilino dell'appartamento a fianco che stanno facendo un po' di confusione. Volevamo venire da voi nel pomeriggio per scusarci del restauro che... Sì. Ah, va bene, dai, così le due bambine si possono conoscere. C'è anche Chico, vedo il fratellino. Perfetto. Sì, vedo il tempo, è brutto. Piove molto forte. Va bene, non c'è problema. Dai, ci vediamo nel primo pomeriggio. È contenta, Giulia? E anche qua Letizia è contentissima. Ci vediamo dopo. 2 hours later. Sono arrivati! Ciao a tutti! Ciao! Ciao! Io sono Giulia. Io Letizia. Non vediamo l'ora di vederti. Anche io! Ciao Chico! Ciao! Le bambine vedo che si sono già conosciute e presentate. Noi siamo i nuovi vicini. Patrizia, piacere. Nico. Piacere. Piacere, Vincenzo. Vi sentite un po' i rumori? Ci dispiace. Abbiamo strutturando. Abbiamo gli operai, fanno un po' di rumore, abbiate pazienza. Sì, abbiamo sentito, però non vi preoccupate. Anche noi abbiamo ristrutturato casa quando siamo arrivati. Tanto le bambine stanno già giocando. Non vi preoccupate. Vi capiamo benissimo. Ragazzi, visti i rumori, un po' forti, che ne dite se andiamo a fare un giretto per la città? Ci mostrate un po' com'è la città, visto che siamo nuove. Tanto ormai le bambine e anche Chico vedo che sono già partiti per i giochi, quindi secondo me potrebbe andare per conto nostro. Tu che dici? Io ci sto. Sì, mi piacerebbe molto, però non penso sia il caso di lasciare le bambine da sole. Ma dai, mamma, siamo grandi! È vero, ma siamo grandi! E Chicco? Ma lo badiamo noi! È vero, lo badiamo noi! Ok, bimbe, ci fidiamo, intanto andiamo giù, vi aspettiamo! Vi aspettiamo giù, arriviamo. Allora! Arriviamo! Mi raccomando, ciao ragazzi! Letizia.
Letizia, comportati bene, mi raccomando. State tranquilli, sto con Giulia. Andiamo, papi, dai. Giulia, mi raccomando, chicco, eh. Letizia, anche tu, eh. Attenta, chicco. Mamma mia, che rumore. Meglio che usciamo. Mi raccomando, eh. Ah, finalmente siamo soli, dai, andiamo. Che ne dici di andare in cameretta? Sì, andiamo. Il nuovo gioco. Va bene. Letizia, guarda un po' qui cos'ho. Sapevo che ti piacciono gli unicorni e poi ha le mesh come le tue. Ma io volevo giocare con quelle bambole là. No, Letizia, vieni a vedere il mio tablet. No, Letizia, gioca con me. Sei con me. No, con me. No, con me. Con me. Letizia, guarda cos'ho. Wow, il tubo antistress. Letizia, senti un po' che rumore fa. No, lo voglio provare anch'io. Dammi! La rompi! Dai, dammelo! Oh, ho il dente! Letizia, ma cosa ti sei fatta? Ho perso sangue dalla bocca! Guarda, Giulia! Forse ho perso un dente! Ah, che schifo, sangue! Oh. Sangue? Ma dove? Che schifo! Sicuramente va subito a dirlo a mamma. Dopo loro si arrabbiano e tornano a casa. Io adesso chiamo la mamma. No, Chicco, no. Poi dopo non possiamo più giocare. No, non farlo. Letizia, tu nel frattempo vai in bagno, cerca di pulirti la ferita. Io vado di là a convincere Chicco da non chiamare mamma. Ok, va bene. Ai, il dente. Però voi ragazzi mettete un cuoricino sotto nei commenti e salutiamo questa amica qui. Ciao Silvia! E se anche voi volete essere salutati, commentate con il cuoricino. Ovviamente sotto nei commenti. Ah, mi stavo dimenticando, iscrivetevi anche al nostro canale. Io nel frattempo ragazzi ho perso un dente, guardate. Mi va dando male. Chicco, se rivuoi il tuo tablet, allora non devi dire niente a mamma. Ok, non racconto proprio niente, Giulia. Tieni, Chicco, te lo sei meritato. Ah, non voglio più giocare a quel gioco, cambiamo? Sì, allora che ne dici di giocare all'avoca? Certo, andiamo! Andiamo! E i nostri genitori? Speriamo che stanno bene! Mi fai un po' giocare con l'amaca? No, ci voglio giocare ancora, Letizia! No, vai, voglio giocarci io, voglio! No! Voglio giocarci io! È la mia! Decido io! Decido io, la mia di amaca! Dai! Tu mi hai fatto già male il dente! No, non è vero, sei stata te! Io te l'ho lasciato il tubo! Non è vero! Allora lo sai che dico? Ti lascio l'amaca e giochi da sola. Allora giocherò da sola. E va bene, ti lascio da sola allora. Adesso lo sai cosa faccio? Vado giù con Chicco a giocare alla play. No, vengo anch'io. Scendo prima io. No, io. Letizia!
ragazzi, vado a chiamare papà assolutamente. Adesso vado, voi mi raccomando, mettete tanti like, mettete almeno 500 like se volete che Letizia si riprenda. Commentate e condividete. Ok ragazzi, siete pronti? Qui? E noi cosa possiamo fare? Chiamate l'ambulanza, io adesso vado da papà. Letizia, Letizia, svegliati per favore. Oddio. Letizia.